Eccoci con l'avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto, nonché presidente della commissione consiliare pari opportunità del comune di Taranto. Una iniziativa lodevole, quella che si è lanciata, ossia far sì che sui vari scontrini delle attività commerciali sia impresso un numero 1522, che è un numero fondamentale per le donne, appunto il numero antiviolenza contro la violenza sulle donne, segnalando o usando il quale davvero si può salvare la vita e si possono evitare conseguenze pericolosissime. E allora, avvocato Lupo, intanto, prima di darle la parola, una premessa doverosa: siamo qui presso il suo studio, c'è un divisorio in plexiglass, ci sono tutte le misure atte a contenere il virus, per cui questo è il motivo per cui non stiamo usando la mascherina. Era giusto precisarlo, c'è anche il gel, insomma siamo blindati quanto a misure di sicurezza. Posso appoggiarlo? Allora, grazie Luigi per darmi questa possibilità. In qualità di consigliera provinciale ho lanciato un'altra iniziativa, perché io ritengo che anche in questi momenti di pandemia noi istituzioni che siamo preposte alla tutela delle donne dobbiamo essere sempre allerta, e i dati, soprattutto quelli Istat e quelli di altri organismi come l'OCSE, ci dicono che insomma i casi di maltrattamenti e di violenze stanno aumentando, a volte anche favoriti dal lockdown e dalla chiusura nelle case con i familiari violenti. Quindi non ci dobbiamo mai fermare. È un'iniziativa che è stata quella che ho lanciato e tra poco spero sia accolta favorevolmente da tutti quelli che possono farlo e possono aderire a questa campagna, di apporre alla fine degli scontrini fiscali, dove normalmente si dice grazie, arrivederci per la transazione, di apporre il numero 1522, cioè se una persona che ha problemi di violenza digita il 1522. È un piccolo segno, guardate, non costa nulla, ma se tutti i commercianti, ad esempio è stato lanciato per i farmacisti, ma io lo amplio a tutti coloro che utilizzano, no, il registratore di cassa, per cui emette gli scontrini, possa farlo. È un piccolo segno che può aiutare tante persone. Ti devo anche dire subito che ha aderito immediatamente a questa mia richiesta la presidente di Casa Imprese, Francesca Intermite, che è una donna molto attenta a queste tematiche, che immediatamente mi ha dato l'adesione e penso che tra poco lo pubblicizzerà con i suoi soci. Ecco, io mi rivolgo a voi, tutti coloro che stampate lo scontrino, non vi costa niente alla fine emettere. Se hai problemi di violenza, chiama il 1522. Voglio ricordare, Luigi, che il 1522 è un numero verde creato dalla sottolegge della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che mette in rete non soltanto tutte le forze dell'ordine, ma anche i CAV, i centri antiviolenza e tutti gli enti territoriali che sono competenti a occuparsi di questo problema. Noi come ufficio di consigliera qualche tempo fa abbiamo anche creato delle magliette, chiamaci col 1522. Ecco, questo è un altro segnale che possiamo fare. Non mi stancherò mai di dire che dai piccoli gesti, dalle piccole gocce nel mare parte la cultura antiviolenza. Non possiamo mai lasciare nulla al caso, quindi amici, vi prego, chiamate il 1522 se sapete che qualche vostra amica, qualche vostra conoscente ha questi problemi. Sapranno loro come intervenire. Grazie.